amici di Una Parola al Giorno, bentrovati. Proseguiamo la lettura del capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Abbiamo potuto leggere lunedì il testo che ci ha introdotto dentro il sepolcro e siamo stati accompagnati dalla testimonianza del testimone oculare alla vista dei teli appoggiati nel luogo dove era stato deposto Gesù, e abbiamo potuto constatare che in questi 10 versetti vi è riportata tutta la straordinarietà della risurrezione. In fondo, così come il testimone oculare vide quei teli sono gli unici testimoni della risurrezione di Gesù. L'unica presenza che può testimoniare questo cambio sconvolgente che è accaduto a quello che era un corpo privo di vita che era stato deposto. I versetti del capitolo 20 che oggi leggiamo vanno da 11 a 18 e sono versetti di nuovo molto conosciuti, perché fanno parte della liturgia pasquale. Non solo, sono quei testi che siamo forse più abituati a meditare, a conoscere, a leggere, perché fanno parte proprio del cuore del messaggio cristiano. In fondo non si darebbe cristianesimo se non a partire dalla resurrezione di Gesù di Nazaret. Oggi risorto Cristo Signore. Anche questa titolatura così importante che i cristiani della prima ora imparano, inventano e attribuiscono a lui, il Signore o Kyrios, è conseguente a questo evento straordinario. Quindi siamo stati accompagnati dal Vangelo di Giovanni a vederlo regnante da una croce, e dopo la consegna dello Spirito al Padre si inaugura una stagione nuova, una stagione di vita diversa. Oggi vediamo in questi versetti come questa era nuova, questo giorno nuovo, questa alba dopo il sabato porta con sé. I personaggi che erano entrati sulla scena lunedì nella nostra lettura erano, da una parte, Maria di Magdala, colei che, presa da questo attaccamento al Maestro, si reca là di buon mattino, la redazione dice quando era ancora buio, quindi comunque siamo nelle prime luci dell'alba, e poi avevamo Pietro, il primo che entra, e l'altro, il discepolo che Gesù amava. Questi sono stati i personaggi, i primi che hanno potuto appurare che dentro quel sepolcro non c'era nessuno. Allora leggiamo il testo di oggi e vediamo come prosegue il capitolo 20. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro. Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio
e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Il testo che abbiamo appena letto, oltre che essere appunto uno dei testi della risurrezione più conosciuti, certamente ha una rilevanza impressionante, perché Maria di Magdala è la prima testimone del risorto, cioè lei lo incontra vivo, vivente, in piedi, che parla, e lo riconosce. Non lo riconosce per la vista, ma lo riconosce per quella espressione così caratteristica che oggi ho deciso di lasciarvi, perché è passata attraverso i secoli con tutta la forza pregnante di questa espressione: Maria. Questa è la parola che ho deciso di lasciarvi oggi. Perché? Perché è la voce del solito suo maestro, oggi riconosciuto come suo Signore. È bellissimo, perché il famoso testo, quando lei dice Rabboni, che significa maestro, in realtà significa maestro mio. Cioè, quello che mancava ai due discepoli, che di fronte all'evidenza della risurrezione, perché non c'è il corpo di Gesù là dove era stato deposto, è proprio questo rapporto personale viscerale. Da cosa lo capiamo? Beh, anzitutto dall'esternazione classica che Maria di Magdala fa, cioè piange. L'espressione del pianto è ovviamente e certamente legata al suo sentimento personale. Perché dico questo? Perché qui non si sta facendo il lamento funebre comunitario. Fuori dal sepolcro c'è solo lei. E ovviamente questo poi sarà il racconto che lei farà quando andrà dai discepoli e racconterà, come ci dice la redazione giovannea, che racconterà: ho visto il Signore e quello che poi Gesù le ha detto. Quindi Maria piange perché gli manca il suo corpo, tant'è vero che quando lei scorge dentro il sepolcro vede due angeli, uno dalla parte della testa e uno dalla parte dei piedi. La cosa interessante è che lei non si preoccupa di ciò che vede, ma si preoccupa di ciò che non vede. Tant'è vero che, se ci fate caso alla prima risposta, donna, perché piangi, rispose: hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Cioè, chi siano queste persone non è l'oggetto della curiosità di Maria. Il suo obiettivo, la sua ricerca, è trovare il corpo di Gesù. Questo bisogno di fisicità così impellente e così importante è il suo Signore, è il suo Maestro. Ha proprio questo rapporto di vicinanza personale profondissima, che quando lo incontra, siccome la forma fisica assunta da Gesù risorto non coincide con quel corpo martoriato che lei ha visto appeso alla croce, quindi non dimentichiamoci che le due realtà non sono coincidenti. L'ultima volta che ha visto il suo maestro era certamente piagato e malmenato, e probabilmente non era neanche uno spettacolo particolarmente positivo alla vista. Ma non è l'effetto dell'orrido che dà fastidio, è il fatto che non ci sia questo corpo, che lei cercava comunque così. Una precomprensione che fa di Maria una perfetta testimone di tutti noi, nel senso che in lei possiamo veramente riconoscerci tutti, con qualche particolarità però, perché che cosa lega lei al suo maestro? Questa venerazione particolare, tant'è che alla solita domanda,
curiosa che gli fa Gesù e che, se ci fate caso, ve la sottolineo, ma immagino l'abbiate già colta, richiama la prima domanda che è stata fatta ai discepoli: chi cerchi? In quel caso erano due, quindi era chi cercate. Quindi c'è una novità, una nuova ricerca che parte di qui. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Chi stai cercando? Stai cercando il maestro morto? Non lo troverai. Chi cerchi? Potrai trovarmi soltanto se rispondi a questa domanda. Se vuoi incontrare me, sembra dire Gesù, mi trovi, sono qui, ma devi essere disposto a non avere la precomprensione di quello che vorresti trovare tu. Devi lasciare le tue certezze, quelle che stavano prima dell'avere visto il sepolcro vuoto, per esplorare una vita nuova. Questa è la risurrezione e questa è l'esperienza che fanno i credenti testimoni della risurrezione come Maria. Tant'è vero che a quel punto lei racconta l'inghippo, cioè lei non ha ancora capito che quello sia il maestro e dice, pensando che fosse il custode del giardino, cioè continua a perseverare nella vecchia idea e dice, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Sta ancora cercando quel maestro. Non ha ancora lasciato le sue certezze, che peraltro l'avevano segnata nella profonda tristezza, perché il maestro è morto. Lei ha visto che è morto appeso alla croce e l'hanno chiuso dentro un sepolcro. Ecco allora questa voce che la risveglia. La risveglia alla realtà, una voce ben conosciuta. Chi volete che ci conosca nel profondo se non Dio stesso? È il Maestro Gesù, che ha vissuto 3 anni di ministero insieme ai suoi discepoli e che certamente ha un legame così importante con questa donna, al punto che è sufficiente chiamarla per nome, darle questa nuova dignità. Lei è una nuova discepola di questo nuovo maestro che ha una vita nuova, la vita risorta, Maria. Ed ecco subito che si volta. Mi piace farvi notare anche questo. Il voltarsi, spesso e volentieri, ha a che fare con un termine tecnico che è molto ben conosciuto e che è quello della conversione, che significa in qualche modo tornare indietro o comunque cambiare. Bene, è come se si dicesse che di fronte alla risurrezione di Gesù occorre una conversione, anche per Maria, colei che ha avuto il privilegio di essere la prima testimone del risorto. Occorre una conversione, una nuova vita, un nuovo discepolato, la risurrezione dopo tutti i segni, dopo tutto il testamento spirituale, dopo l'esperienza della croce, esige una nuova presa di posizione. Questa domanda, chi cerchi? Stai cercando il cadavere? Non lo troverai. Chi cerchi? Questa domanda che pervade il Vangelo di Giovanni, l'abbiamo vista subito all'inizio di questo Vangelo, e che la ritroviamo oggi qui al capitolo 20, rivolta a Maria. Ecco quindi il finale di questo testo bellissimo, una manciata di versetti, ma sono incredibili. Lei che è la prima annunciatrice, la prima che porta il Vangelo, la prima evangelizzatrice, potremmo dire, la prima che va e annuncia ai discepoli. Anche i discepoli hanno bisogno di qualcuno che gli annunci questa esperienza. E chi è? Quella donna che, con il suo amore per il suo maestro, questo rapporto privilegiato che lei sentiva con il suo maestro, bene, questo amore
particolarissimo è la mediazione che serve ai discepoli per comprendere quello che i teli che erano appoggiati dentro il sepolcro già avevano messo in evidenza. Ecco quindi l'importanza della parola di oggi, Maria, una nuova generazione, una nuova dignità di apostola, di inviata, di annunciatrice, di evangelizzatrice. Importantissima, perché è lei che va dai discepoli e dice: ho visto il Signore. La testimonianza oculare, che il testimone oculare ci porta, è di questa donna molto coraggiosa che non si è fermata di fronte a un sepolcro vuoto, ma è rimasta lì a cercare delle risposte, ad attendere con anche il suo pathos e la sua tristezza. Di comprendere come fossero andate le cose. Ed ecco che è bellissimo perché ci vediamo anche tutta la tenerezza di Gesù che si manifesta a lei e spiega a lei, donna, che cosa accadrà. Dovrà scendere al cielo, non mi trattenere, non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre mio, al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ultima cosa importantissima che vi passo, e così concludo il commento alla lettura di oggi, è che Gesù risorto si rivolge ai discepoli, che saranno poi credenti in lui, col termine di fratelli. Dice: va dai miei fratelli e di loro. Va dai miei fratelli. Ecco quindi la Chiesa che si compone di questa relazione particolare che è l'essere fratelli nella fede del risorto. Questa sarà la caratteristica che distinguerà i cristiani poi da tutti gli altri. I fratelli qui sono identificati nel capitolo 20 come i discepoli, coloro che poi professeranno la fede nel risorto. Ecco quindi questo bellissimo testo, questo accompagnamento particolare di questa donna straordinaria e la parola che ho deciso di lasciarvi per oggi, Maria.